ciascuno le ha fatte a misura del suo territorio, negli spazi, nella riconoscibilità di chi vive i luoghi, ma tutti con l'idea che insieme possiamo aiutare le donne. Quali donne? Una media di 280 donne all'anno. Non tutte ricominciano in provincia di Lecco, non tutte ricominciano e non tutte sono arrivate ad avere il coraggio di telefonare, di iniziare quella prima telefonata che dà l'avvio. Quindi credo che una locandina non cambia la vita a nessuno, sicuramente, ma in quella locandina ci siamo tutti riconosciuti perché ciascuno a proprio modo potesse fare la sua parte. Siccome siamo donne creative, uso il plurale perché il progetto Stare è fatto di tavoli, no? Di due sottotavoli, uno dei quali è proprio un progetto innovazione, cioè cerchiamo la modalità con la quale trovare fondi. Ha lanciato un po' quest'idea, quell'agenda che vedete in fondo, si chiama Agendo 2023 e mi piace immaginarla così, agendo, no? Un gerundio presente. Ho iniziato, abbiamo iniziato, continuiamo a farlo, continueremo a farlo, ciascuno per il suo pezzettino. In ogni mese si tratta un argomento di questi di cui vi ho parlato, l'inclusione, il lavoro, la violenza, la famiglia, i minori. Ma a parlare sono da una parte la ricostruzione legislativa che sui temi della violenza nelle donne è stata fatta in questi anni in Europa e in Italia, e dall'altra il racconto di tutte quelle donne che sono state accompagnate, che hanno. Tra le altre deleghe alle pari opportunità e che ci racconterà appunto un po' di cos'è il coordinamento e di qual è la proposta che fa per il 2023. Grazie, grazie Sindaco, buonasera a tutti, grazie dell'invito, è davvero anche un bello spazio, un bel luogo per accogliere. Io sono qui stasera, perché è vero le deleghe alle pari opportunità, ma perché il Comune di Lecco è capofila della rete STAR, il sistema territoriale antiviolenza in rete. Esiste dal 2008, dal 2016 il Comune ne è capofila insieme alla Prefettura. Che cos'è? In Regione Lombardia ce ne sono 27, il nostro, allora non sono certa del primato, sei il più vecchio, ma uno dei più vecchi sicuramente. Questa volta dire uno dei più vecchi dice che è uno dei più sensibili, che il nostro territorio, quindi quello di Osnago, come quello di Lecco, quello della provincia, è da più di 15 anni, una media, attento ai temi della violenza di genere e della violenza contro le donne. Sensibilità a questi temi. Siamo stati, non dico il primo, ma forse uno dei primi comuni in provincia ad avere la panchina rossa, la prima di quattro panchine che ormai ci abbiamo preso gusto, ne abbiamo inaugurata poi una per l'Europa, una per i diritti umani, recentemente panchine arcobaleno per la pace, per i diritti civili, diciamo così, per il rispetto, insomma, ai diritti delle persone con orientamenti di genere più differenti. E quindi ricordiamo con piacere quell'inaugurazione che avvenne nel 2016-2015, insomma, ero appena diventato sindaco. Da allora abbiamo sempre proposto momenti come questi, quindi ci siamo iscritti volentieri in un calendario che quest'anno è stato nutritissimo di iniziative. Vi assistere, ma che sono sicuro sarà un bello spettacolo, perché abbiamo già avuto la fortuna di avere protagonista Davide Giandrini a Osnago la scorsa estate, in una serata all'aperto in piazza, molto bella, molto divertente, molto intelligente, dedicata a Iannacci e Gaber. Lo dirà lui, lo racconterà lui. Lui è un artista che lavora anche sul recupero, la rivisitazione di questi grandi nomi, di queste grandi firme del nostro teatro, della nostra canzone, della nostra più recente tradizione di autori musicali anche. Quindi, diciamo, ci accompagnerà in questo viaggio che abbiamo voluto collocare però all'interno di un percorso che è quello che il coordinamento provinciale dei centri antiviolenza ha condotto e sta conducendo intorno alla data del 25 novembre, che è la data che ormai tutti conosciamo, dedicata alla mobilitazione della. Menzogna bulimica di dolore. La maldicenza è una serpe carogna che striscia tra le cose zozze della vita. Vergogna. Tra pozze di fango e melma marrone. Una serpe abile nel confondersi, vile, tra il rumore di sterpagli e rami secchi. È l'incivile
tra il ciarpame e lo schifo del male. È una serpe capace la pelle di mutare come un buon mercante. Io dico che i fiori rari sono un regalo per il cuore di ognuno di noi. E come fosse gratitudine occorre saperli guardare con gli occhi dei genitori per il neonato, saperli custodire con la cura paziente del certosino. Occorre offrire loro l'acqua del riconoscimento, la terra che li sostiene. Io dico che i fiori rari sono richiamo alla profondità, antidoto alla stupida distrazione. I fiori rari sono la carezza delle cose piccole, campanella che trilla nel buio, pioggia sulle tegole della notte, scricchiolio della legna nel camino. Dico che sono i profumi delle lacrime e le risa lievi dei cuori che hanno scelto d'amare. I fiori rari sono certo anche coccinelle che ti vengono a trovare, come a dire: ricordatevi di me. Se cercherò qualcuno per ritornare in me, qualcuno che sorrida. Cammino nella notte più gelata, la bellezza è un abbraccio senza gabbia, senza laccio, è l'accento del mistero quando solo appare nero. La bellezza è tutto intorno, è il creato, la risposta all'essere nato. Era già tempo dietro in quel vagito, ma la gente è distratta, non lo vede. E l'artista, tenerezza, ne ha bisogno come aria di bellezza, come pane, come vino, di vino. Ora basta, la bellezza è un'immagine.